Benissimo. Allora, dicevo, innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito a collaborare sul supporto a CoproPap. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi questa sera Ruben, che ringraziamo di essersi collegato ed è emozionante parlare di loro avendoli qui con noi. Questo è il primo progetto di Fondazione Altromercato. Fondazione Altromercato è nata da pochissimo, da appena un anno si è formalmente costituita e stata riconosciuta. È nata con l'obiettivo di offrire ad Altromercato, al mondo del commercio equo e solidale, una chance in più. Sostenere i produttori attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo, perché ci rendiamo conto che il commercio equo è importantissimo, è vitale, però non basta, occorre dedicare risorse umane e risorse monetarie, capitali, per rafforzare ulteriormente i partner di commercio equo nel mondo. Da qualche anno lavoravamo con progetti di cooperazione allo sviluppo che sono stati sostenuti dalla provincia di Bolzano e dalla provincia di Trento. Lavoravamo al sostegno di CoproPap. Facciamo un po' un viaggio, andiamo in Ecuador, siamo a Pacto, ad una novantina di chilometri circa da Quito. E qui si trova CoproPap, l'organizzazione che produce per noi il Duzzita. Siamo in un posto speciale perché è una riserva dell'UNESCO, nel cuore del Chocó Andino, una riserva riconosciuta come riserva della biosfera nel 2018, una zona che ricopre più di 286.000 ettari. Rappresenta circa un terzo della provincia di Pichincha e di questa zona fa parte il municipio di Pacto. E all'interno di questa riserva troviamo diverse comunità, quindi c'è foresta, è la foresta pluviale, 350 specie di uccelli, centinaia di orchidee di varietà, bromelie e una fauna. Tra cui l'orso dagli occhiali, che è una varietà, una specie protetta. In questa zona, circa 20 anni fa, i contadini produttori di canna da zucchero decisero di unirsi in cooperativa per cercare di cambiare in meglio la situazione. Questa era una zona caratterizzata da accesso difficile, strade serrate, non percorribili facilmente durante la stagione delle piogge, bassissima scolarizzazione, isolamento, scarsa produttività. Quindi fu così Noi che sì. vediamo i tuoi appunti e vediamo la slide piccola, non so se riesci a ingrandirla. Allora state vedendo un attimo che scambio gli schermi. Vai, perfetto. Perfetto, ottimo. Quindi dicevo, scarsissima produttività facevano sì che questa zona appunto avesse bisogno di una risposta per poter tentare di uscire dalla povertà. Ruben, qui lo vediamo in foto. Quando ero andata a trovarli la prima volta mi aveva raccontato che quando appunto lavoravano, erano così come tanti produttori ci hanno raccontato, lavoravano, producevano durante tutto quanto l'arco dell'anno, ma poi erano costretti ad accettare il prezzo bassissimo che l'intermediario pagava. E quindi non riuscivano in alcun modo a migliorare la propria situazione. Dall'incontro con MSS ASE, altra organizzazione storica di commercio equo dell'Ecuador,
iniziarono ad organizzarsi in cooperativa e grazie al supporto di MSS ACE, Copro, proprio più di 20 anni fa, iniziò ad esportare verso l'Italia. Se ci sono delle parole chiave che caratterizzano la storia di Copropap, possono essere quella dell'efficienza, del dinamismo e della partecipazione democratica. Sono un po' le parole chiave che racchiudono la loro storia. Dalla prima esportazione di zucchero fino all'ottenimento della certificazione bio, alla costruzione di un grande capannone per la lavorazione e lo stoccaggio dello zucchero, tutta una serie di passi hanno fatto sì che la cooperativa si rafforzasse, crescesse e pian pianino arrivasse ad essere indipendente, quindi anche ad esportare in modo autonomo lo zucchero, non più con MSS ACE, garantendo quindi anche un margine in più ai propri produttori. E in questo percorso di autonomia i soci sono diventati 49 e tra questi soci troviamo anche delle donne e dei giovani, che è anche un aspetto importantissimo che spesso sottovalutiamo, perché così come osserviamo che in Italia tante delle cooperative di commercio eco come le nostre stanno un po' invecchiando e abbiamo bisogno di attrarre nuove risorse, lo stesso problema lo trovano tanti produttori di commercio eco, perché giustamente con il miglioramento delle condizioni di vita, giustamente i figli possono decidere di andare via. Spesso nell'andar via vanno a vivere in città, ed una cosa che mi hanno raccontato invece a Copropap che per loro c'è anche un, come Ruben forse ci potrà dire, c'è anche un processo di ritorno invece inverso dei giovani dalla città alla campagna, e questo processo è stato accelerato anche dalla pandemia, se vogliamo è un aspetto positivo, perché i giovani si sono resi conto che dopo aver studiato e con la professionalità che hanno possono giustamente contribuire ancora di più allo sviluppo della riserva in cui vivono con le loro capacità. L'obiettivo di Copropap, il sogno di Copropap è di portare avanti una proposta economica che sia sostenibile all'interno della riserva, quindi in un sistema naturale dedicato come quello di una riserva. Qui nelle foto vediamo i campi, sono fortunati, si trovano in un'altitudine compresa tra gli 800 e i 1200 metri circa, per cui le condizioni pedoclimatiche fanno sì che si possa produrre per 10 mesi all'anno, che è un'eccezione straordinaria. Quando la canna è matura si taglia alla base e con veloci colpi di macete si libera dalle foglie e poi si trasporta per, vedete qui il trasporto, ci sono degli asinelli che sono che aiutano nel trasporto, nel breve percorso dai campi fino ai trapice, che sono dei mulini che vengono gestiti a livello familiare, ce ne sono circa 16 all'interno di uno dei mulini di proprietà di una delle socie di Copropap. All'interno di questi mulini le canne vengono spremute per estrarre lo zucchero. Mi preme un attimo farvi notare che nelle foto che avete visto prima sul campo, ritorno un attimo indietro in modo che possiate vedere, se provate a confrontare questa foto con tante immagini di raccolta di canna da zucchero nel mondo, vedrete che c'è una differenza enorme ed è data dal fatto che le foglie sono verdi. Perché?
per tagliare le canne a Copopap non si dà fuoco, fuoco controllato, ai campi, come avviene invece in tutto quanto il mondo. In tutto quanto il mondo, per risparmiare sui tempi di lavorazione, in modo da evitare di stare lì con il macete, canna dopo canna, a tagliare, si dà fuoco. Questo fa sì che l'impatto ambientale sia enorme, perché comunque il fuoco danneggia la terra, e non solo, danneggia notevolmente le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti che lavorano, che tagliano le canne. Pensate che c'è una sindrome che colpisce in moltissimi paesi in America Latina i lavoratori di canna da zucchero, colpisce i reni e li porta, le persone, nel momento in cui si ammalano, a morire nel giro di pochissimi anni, perché le condizioni climatiche, il calore, le ore di lavoro, magari il fatto di non poter raffreddare il proprio corpo mettendosi a riposare, mettendosi all'ombra, oppure bevendo acqua in dosi necessarie quando si lavora appunto in un campo, e il calore poi sviluppato da questi incendi, fanno sì che le persone si ammalino, c'è questa sindrome che colpisce i reni. Quindi questa modalità di lavoro, più propria di Copropap, ma propria di tutti i produttori di commercio eco di canna da zucchero, fa la differenza nel rispetto della salute dei lavoratori e nel rispetto della natura. Mi preme sottolinearlo, perché spesso quando parliamo del nostro zucchero sottolineiamo il fatto che si tratta di produzioni biologiche, ed è importantissimo, ma anche le modalità di taglio della canna sono fondamentali in termini di impatto umano e ambientale, fanno la differenza rispetto alle produzioni convenzionali di zucchero nel mondo. Ritorno al processo di lavorazione, qui vedete uno di questi mulini dei trapice familiari. Le canne vengono inserite, si spreme il succo che va all'interno degli spazi di lavorazione, viene confluito attraverso delle canaline nelle vasche. Ora, questi spazi che state vedendo sono ancora i 16 trapice familiari. Quando finalmente è concluso il progetto che abbiamo lanciato come fondazione per poter far funzionare il nuovo zuccherificio, la pianta centralizzata, tutto lo spazio di lavorazione dello zucchero si trasferirà negli ambienti che vedremo poi successivamente, nello zuccherificio che è già stato costruito. Siamo nella fase finale di realizzazione di macchinari, quindi di messa in funzione di acquisto, messa in funzione di macchinari che fanno funzionare lo zuccherificio. Vedete che lo zucchero viene portato, il succo zuccherino viene portato in ebollizione e trasferito con un sistema appunto manuale da una vasca all'altra, fatto passare in questi setacci per poter consentire la purificazione dello zucchero. E poi attraverso la cottura per concentrazione, eliminazione della parte acquosa con l'evaporazione dell'acqua, per concentrazione si riesce pian pianino ad ottenere lo zucchero. È un lavoro faticoso, perché questa massa di melassa deve essere in continuazione anche lavorata. Poi per raffreddamento si arriva allo zucchero. Qui vedete Rosario Betancourt, che è la responsabile del laboratorio analisi della pianta centralizzata, laboratorio a cui occorrono dei macchinari, quindi all'interno del progetto porteremo a termine la costruzione del laboratorio. Lo zucchero viene poi, ci siamo trasferiti nella pianta centralizzata, lo zucchero viene poi manualmente
imbustato, vedete, riconoscete il packaging dello zucchero che arriva in Italia. E qui ci sono tutte quante le fasi finali, dall'impacchettamento, poi al trasporto. Qui quando li avevo visitati quest'estate ad agosto, stavano preparando i container. Un po' qui abbiamo visto le sfide che di Coopropap nel corso di questi 20 anni, diventare una cooperativa autonoma. Ma purtroppo le sfide di Coopropap non sono finite qui, come ci racconterà poi con il suo intervento Ruben tra poco. Come ha anticipato Davide, per assurdo siamo in una riserva che dovrebbe essere una zona protetta, eppure in questa riserva il governo centrale negli anni ha approvato tutta una serie di concessioni minerarie. Al catasto se ne contano circa 13, e queste concessioni minerarie purtroppo stanno iniziando ad operare, una in particolare, Melina Ciango, e quella vicino alla zona di Coopropap. E i nostri contadini purtroppo non possono limitarsi a concentrarsi sul loro progetto di vita, di economia sostenibile, ma negli anni hanno dovuto anche assumere il ruolo di attivisti ambientali. Qui vediamo un presidio che loro hanno creato da quasi ormai un anno e mezzo per bloccare le miniere. All'interno di un fronte antiminiero costituito da diverse realtà, così come c'è Coopropap, ci sono anche altre due cooperative di produttori di zucchero, perché questa è una zona votata alla produzione della canna da zucchero, ma assieme anche a tante associazioni ambientaliste, i nostri campesinos sono letteralmente scesi in campo per difendere i diritti dell'ambiente, della riserva, dallo sfruttamento minerario. Sfruttamento minerario che porterebbe inevitabilmente a inquinare e soprattutto porterebbe a compromettere le riserve. La possibilità di uno sfruttamento sostenibile con il turismo sostenibile della riserva, ma rischierebbe di rovinare le fonti d'acqua, di contaminare le fonti d'acqua. E quindi i nostri contadini, dicevo, si sono schierati, non hanno esitato a schierarsi, a scendere in campo anche legalmente, grazie al sostegno di avvocati, stanno facendo causa legale al Ministero, chiamando in causa non solo le miniere ma anche il Ministero dell'Ambiente. Quelli che vedete in queste foto sono dei sacchi di materiale aurifero con un'azione volta a dimostrare che le miniere stanno nell'illegalità estraendo materiale aurifero. Dico nell'illegalità perché queste miniere hanno sì la concessione, quindi sono state create, ma non hanno le certificazioni di tipo ambientali per poter operare, e quindi non potrebbero estrarre materiale, dovrebbero limitarsi, hanno un'avvertenza legale anche loro in corso con lo Stato che li ha riconosciute, ma non hanno i requisiti per poter operare. E quindi in contemporanea ci sono delle azioni di tipo legale per poter bloccare le miniere, e come ci racconterà Ruben, finalmente una di queste azioni legali ha avuto successo, per cui l'Alta Corte Costituzionale si è pronunciata a favore del fronte antiminiero e ha decretato lo stop perlomeno alle prospezioni minerarie.
Quei sacchi che vedevate prima sono stati posti sotto sequestro dei nostri contadini, che con un'azione, diciamo, un po' come quelle che fa Greenpeace, li hanno sequestrati per poter chiedendo al Ministero dell'Ambiente di prenderli sotto il loro controllo, quindi era un'azione volta a denunciare l'azione delle miniere, quindi anche le modalità di sfruttamento selvaggio di una riserva che dovrebbe essere protetta. Qual è il ruolo della Fondazione in tutto ciò e qual è il ruolo che noi, tutte le cooperative di commercio eco in Italia, possono giocare a sostegno di Copapat per sostenere la lotta dei campesini di Copapat? Noi abbiamo lanciato una campagna con l'obiettivo di fare informazioni in Italia sulla loro situazione e quindi di fatto con questa informazione fare pressione anche in Ecuador rispetto all'azione legale che Copapat porta avanti. E in contemporanea noi chiediamo un sostegno a quello che abbiamo chiamato Investi in Buonazione, per portare a termine la costruzione della pianta centrale che Copapat sta costruendo. Mancano ancora 50.000 euro, di cui 25.000 euro occorrono per acquistare ed installare un generatore di vapore a biomassa che viene alimentato con i residui, con lo scarto delle canne, della spremitura delle canne. E ancora l'altro obiettivo che ci siamo dato, raccogliere 15.000 euro per acquistare l'attrezzatura per il laboratorio, portare a termine la costruzione anche dei bagni della struttura, e gli ultimi 10.000 euro invece sono per la realizzazione di una piattaforma di scarico per i camion che trasportano la canna. Quindi complessivamente l'investimento che vogliamo fare è di 50.000 euro suddiviso in questi tre obiettivi. E quindi ci siamo un po' rivolti a tutte le organizzazioni di commercio eco in Italia per sostenere insieme a noi, attraverso la distribuzione di cartoline, quelle che state vedendo sono le cartoline che abbiamo stampato per supportare la campagna. Dal sito della Fondazione si può poi scaricare anche un dossierino di approfondimento che racconta la storia che vi ho appena raccontato, la storia di Copapat per la lavorazione della canna da zucchero. Quindi io darei un po' darei la parola a Ruben per darci la sua testimonianza, a che punto sono con la loro campagna. Interromperei qui la presentazione. Grazie mille Beatrice. Grazie a voi. Non so se ci sono subito magari alcune domande, alcune cose, o se proseguiamo subito con l'intervento di Ruben. Se qualcuno ha una domanda magari riguardo a quello che ha detto Beatrice, si può fare subito sia voce che in chat, se volete scrivere. Magari si può far intervenire Ruben, così poi le domande verranno con l'intervento di Ruben. Beatriz, mi ascolti? Sì, sì, sì. Puoi intervenire algo? Sí, 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 puede. Muchas gracias. Un saludo cordial de todos quienes conformamos la Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso.
Me siento muy gustoso, muy satisfecho de compartir con ustedes, de entregarles el saludo de mis compañeros de la cooperativa de producción de panela, un saludo al Alto Mercato, a todas las organizaciones que representan ustedes, a la cooperativa Pilario di Popoli. Muy contento de participar, agradecer a Beatrice por esta exposición, ya lo dio a conocer, la vida de Copropav, nuestra lucha en contra de las actividades mineras en la actualidad y nuestros proyectos a corto plazo, como es la planta central. Nos separa la distancia física, pero me siento muy cerca de ustedes, de llevarles este mensaje, porque conozco que trabajamos por los mismos intereses, que es proteger el medio ambiente y por ende la vida de nuestras familias. Muchas gracias a todos. Quedo dispuesto a responder cualquier inquietud de su parte respecto a las actividades que venimos realizando. Un agradecimiento profundo, profundo a todas las organizaciones que nos están ayudando para salir adelante con este proyecto que va en beneficio de la calidad del producto. De nuestra parte, expreso mi más profundo compromiso de seguir trabajando, de seguir luchando por las familias, por el comercio justo, por practicar los principios de comercio justo y por defender el ambiente. Quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas. Muchas gracias. Ecco, allora Ruben saluta tutti da parte di Copropav e di tutti i lavoratori associati a Copropav. È molto felice di vedere così tante persone e di salutare e di vedere anche molte associazioni coinvolte in questo incontro. E dice che è sempre molto bello sapere che le loro lotte non sono solo loro, ma sono appunto condivise e conosciute anche fuori dall'Ecuador. E quindi ringrazio a tutti per l'aiuto che diamo, sia ascoltando e conoscendo questa e diffondendo poi queste la loro storia, che anche l'aiuto concreto che qualcuno potrà magari dare nell'operazione che descriveva Beatrice, e quindi nel miglioramento del loro processo di produzione e di conseguenza del prodotto. Ci ha tenuto a ribadire l'impegno profondo che ha nel commercio equo e che faranno sempre il possibile per stare dentro ai principi del commercio equo nei quali crede moltissimo. È qui a disposizione di chiunque voglia fare una domanda, sapere qualcosa o avere chiarimenti su qualsiasi situazione di Copropav. Beatrice, por favor, me puede traducir en forma resumida, por favor. Devo rispondere? Davide. Traducir lo che tu has dicho a nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Y ahora vemos si hay preguntas para... Muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, yo tengo una pregunta, si puedo. Y me gustaría muchísimo saber si han habido cambios concretos desde la victoria que Beatriz nos habló en la consulta, en el tribunal, desde la... En los últimos meses, pues, si hay cambios concretos en su vida y en la situación con las minas. Bueno, luego de obtener la aprobación de la Corte Constitucional para llevar a una consulta popular dentro del Distrito Metropolitano de Quito, estamos ahora trabajando en la logística para llevar adelante todas las gestiones tendientes a la consulta popular. Debemos recolectar unas 250 mil firmas, pero en realidad tienen que ser unas 400 mil firmas de respaldo, porque conocemos que en el momento del conteo hay fallas en las hojas que se recolectan, y entonces debemos estar seguros de la cantidad de firmas de respaldo para que se apruebe en el Tribunal Supremo Electoral la consulta popular, la consulta de pacto.
se sigue haciendo inspecciones a los lugares de las minas por parte del Ministerio del Ambiente, por cuanto la información anterior que se emitió, borraron, lo perdieron, pero nosotros seguimos trabajando en ese aspecto para dar fuerza a nuestra voz de reclamo. Estamos organizándonos las comunidades, las organizaciones sociales, ambientales, para distribuirnos el trabajo. Estamos difundiendo en Quito, en las universidades, en las organizaciones de campesinas que nos apoyan. Ahora estamos en esta lucha, pues, y esperamos tener resultados en las próximas semanas. Muchas gracias. Ho chiesto, scusate, la prossima volta traduco prima la domanda che è più facile, ma ho chiesto se dopo la vittoria nella Corte Costituzionale di cui si parlava Beatrice prima, ci sono stati, hanno visto cambiamenti concreti nella loro vita e nel loro posto riguardo alla situazione delle miniere. E lui ci ha detto che sono in una fase, dice che sono in una fase di transizione perché ci sono dei passaggi logistici perché questo pronunciamento legale possa diventare valido e nel concreto devono raccogliere localmente 250.000 firme perché la consulta popolare possa appoggiare e dare seguito alla decisione. Quindi stanno lavorando molto per raccogliere queste firme e per farlo nel modo corretto, perché basta davvero poco, una firma sbagliata, un qualche procedimento non fatto correttamente, per cui poi gli avvocati opposti possano appellarsi appunto a un cavillo legale magari per fermare il loro lavoro. Quindi lo stanno cercando di fare con tutta la cura del caso e in contemporanea comunque stanno lavorando, non da soli, ma con associazioni ambientali per continuare a far fare ispezioni ambientali sull'impatto delle miniere che hanno sul territorio, perché sono comunque dati a supporto del danno reale che il sovrasfruttamento delle miniere porta al terreno locale e all'ambiente locale. Non so se ci sono domande da parte di altri o curiosità. No, io se posso volevo semplicemente fare un grande ringraziamento a tutti quanti, sia ai produttori che a Altro Mercato e a tutte le associazioni che si adoperano per questa impresa, e perché veramente per noi è una cosa molto preziosa avere il prodotto veramente di una qualità altissima e che proprio ci fa tenere anche in contatto anche dal punto di vista sociale, quindi non solo diciamo dal punto di vista del gusto, che c'è tutto e veramente siamo in contatto con una cosa vera, e al giorno d'oggi insomma non è molto facile imbattersi invece in prodotti che di vero insomma c'hanno molto poco. Quindi grazie a tutti e in bocca al lupo, buon proseguimento e teniamoci aggiornati. Grazie mille. E Ruben Elena, agradece molto per lo che si hace nel commercio justo e per lo che Copropap también hace nel commercio justo. Dice che non si vede solo nell'impatto sociale, però también nella qualità del prodotto del sito, è eccellente, e eso y eso se ve y es algo que podemos apreciar realmente. Y no sé si usted quiere decirnos también algo más sobre lo que significa trabajar en el comercio justo con respecto a lo que era antes. Perfecto. Para mí ha sido una gran satisfacción y lo hemos transmitido a todas las productoras, los productores de Copropav, desde los inicios de la organización, porque trabajar en comercio justo no lo hacemos por una necesidad, sino por una convicción. Lo llevamos en nuestra sangre. Todas las actividades que realizamos, sentimos gran satisfacción de realizarlo de la forma que lo hacemos, porque estamos convencidos de que una producción limpia, una producción orgánica, realmente eleva el nivel de calidad de nuestro producto. Ahora estamos muy interesados en mejorar y cumplir con nuevos parámetros de calidad. Nuestra visión permanente es la mejora continua de la calidad, y ahí estamos trabajando.
con la aprobación de todos los productores y productoras. Esto realmente sabemos que no es tan fácil, ¿no? Pero es un proceso que lo iremos cambiando para que realmente la operación en la planta central sea todo un éxito para la satisfacción de todos, de Copropav, de Alto Mercado, de nuestros clientes especialmente, del consumidor final, para elevar la calidad de la panela dulcita. Gracias. E dice appunto che loro nel commercio eco non si stanno tanto per necessità o convenienza, ma è una convinzione profonda che hanno. Una produzione pulita, che rispetti le persone e biologica, è la chiave migliore per avere un prodotto effettivamente di buona qualità, e anche tutti gli investimenti che adesso stanno cercando di fare anche con supporto della fondazione sono mirati proprio a migliorare ancora la qualità, non per una qualità fine a se stessa, ma tramite un processo, tramite raggiungimento di parametri ancora superiori per quanto riguarda la produzione biologica e in sintonia con l'ambiente. E quindi appunto stare nel commercio equo è qualcosa che li rende fieri e orgogliosi. Ci sono delle domande nella chat? Sto vedendo ora. Ok, allora, di chi sono queste miniere? Gruppi privati, statali o del territorio o di altri paesi? Ruben preguntan si las minas son a quién pertenecen, si son de propiedad del Estado, de corporaciones privadas, de si se sabe quién son realmente los dueños. Sí, el Estado ecuatoriano entregó las concesiones a empresas internacionales de Canadá, de Chile. Y también tiene concesiones a nivel del Estado. Son estas las que están operando en el sector. Y ahora estamos enfrentando otro tipo de agresión, como es la desinformación. Están difundiendo información falsa con el objetivo de dividir al interior de la organización, con calumnias, cosas que no son ciertas. La intención es dividir a la gente, dividir al tejido social de las organizaciones, de nuestra organización al interior de nuestra cooperativa. Pero nosotros estamos muy fuertes y también las organizaciones que nos apoyan, las organizaciones de pacto de las comunidades vecinas, de que esta es una lucha de mucho esfuerzo, no es de la noche a la mañana. Llevamos años trabajando y luchando en contra de estas actividades. Estamos seguros que vamos a llegar a un final feliz para poder trabajar y seguir promoviendo el trabajo de comercio justo y de la producción orgánica en Pacto y en todos los demás lugares del Ecuador. Gracias. Allora, beh, la prima parte credo fosse facile da capire, la concessione è stata data a imprese internazionali del Canada, del Cile, ma anche a imprese statali. E al di là della provenienza delle corporazioni che poi tengono che possiedono le miniere, il problema è il modo che hanno di operare, perché il loro modo per difendersi è la diffusione di false notizie, di calunnie, per cercare di andare a rompere e crepare il tessuto sociale e appunto le relazioni di unione tra le persone che combattono per fermarli. Ma lui dice che sia loro che i loro partner sono molto uniti e hanno ben chiaro qual è il loro scopo e quindi non si fanno intimidire da queste calunnie che anche rispetto all'opinione pubblica possono farli apparire diversamente da quello che sono, e sono ottimisti su quello che sarà il proseguo, perché avendo chiari gli obiettivi dopo tanti anni di lavoro non lasceranno che tutto vada vanificato. Ed un'altra domanda che è: oltre ai lavoratori della canna, come è composta la società locale? Ci sono servizi discreti e aperti come la sanità, l'istituzione? Questo Ruben nos pregunta come algo della società locale, come stanno organizzate generalmente la comunità de pacto, si è su un lugar, bueno, non so, in generale, quanti abitanti tienes, che tipo di vita pueden hacen normalmente. Perfecto. Además de Copropav y la caña de azúcar. Muy bien.
pacto es la división territorial. Es una parroquia, una división territorial que tiene alrededor de 7.000 habitantes y está conformado por sus comunidades, 22 comunidades en el contorno de la cabecera parroquial. En estas existen organizaciones productivas, básicamente, siendo la producción de la caña, la panela, la principal actividad económica de Pacto, pero también se está desarrollando mucho el turismo ecológico, la agricultura, la ganadería y actividades que realmente potencializan esta gran biodiversidad de del territorio de Pacto. Seguimos creciendo en fortalecer el turismo en estos actuales momentos, pero todas las organizaciones, la mayoría de las organizaciones, estamos conscientes de esta lucha, ¿no? Y estamos llevando adelante el trabajo en forma rotativa para sumarnos en el momento oportuno y llegar a culminar esta actividad. Realmente el compromiso, pese a las dificultades que tenemos, realmente es grande, a pesar que en los últimos momentos hemos sufrido demandas legales, han puesto juicios a nuestros compañeros, se inventan agresiones que no lo son provocadas por los dirigentes de las organizaciones, pero el objetivo final es encarcelar a nuestros dirigentes, a nuestros compañeros. Y ahora estamos sufriendo en carne propia esta amenaza, esta estrategia que lo practican en todos los lugares del mundo. Intimidar a las organizaciones, a las familias, a las personas que estamos al frente de la organización. Pero tenemos que vencer. Sé que realmente esto demanda un esfuerzo económico grande para nosotros, pero tenemos que llegar a vencer. Muchas gracias, David. Gracias otra vez. La zona di Pacto si divide in 22 comunità con appunto diverse, la società insomma è articolata, ma generalmente le organizzazioni locali, il principale prodotto della zona appunto è la canna da zucchero, però soprattutto nell'ultimo periodo stanno sviluppandosi molto anche l'agricoltura, l'allevamento, il turismo etico e ambientale e tutte queste attività cercano di essere sempre per quanto possibile appunto in armonia con l'ambiente. E il problema che hanno loro poi appunto personalmente in questo momento con la battaglia con la legale che hanno in corso è che appunto hanno molte difficoltà anche perché sono perseguitati tramite accuse legali false o pretestuose che hanno il puro scopo di intimidirli, hanno il gruppo dirigente che è quasi in toto sotto processo perché appunto togliere i leader a un gruppo è il primo strumento che si ha per intimidire le persone. Loro comunque tengono duro perché sanno che questo è quello che bisogna fare per riuscire a ottenere il loro risultato e a vincere la battaglia che hanno in corso. Ha parlato un sacco, forse ho perso qualcosa di importante, in caso se Beatrice, Luca o qualcun altro vuole integrare, dite pure. Chiedono poi il commercio locale dei prodotti com'è. Rumen preguntan come va localmente il commercio dei suoi prodotti. Si tiene in un mercato también local o si solo exporta? Bueno, desde el año 2013 estamos exportando directamente. Antes lo hacíamos y teníamos el apoyo de la Fundación Makita Kusunchi. Desde el año 2013 estamos exportando directamente alrededor de un 70% de la producción. Un 30% lo vendemos en el mercado local, en Quito, en otros lugares. Pero lo importante es que generamos muchas fuentes de trabajo en el sector para evitar que los jóvenes se vayan emigrando a las ciudades, ¿no? Donde nos encontramos con muchos problemas sociales y generando una oportunidad de trabajo en el sector. Promovemos mucho la participación de la mujer, es muy importante dentro de nuestra organización. Y cumplimos satisfactoriamente con las necesidades de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores, de nuestras familias,
Nos hemos organizado de manera que no les falte el sustento diario a nuestras familias y así seguir creciendo y abriendo las puertas a nuevos productores que realmente necesiten trabajar con los mismos principios de Copropa. Gracias. Allora, dice che il 70% dal 2013 riescono, appunto, gestiscono autonomamente le esportazioni e il 70% appunto del loro prodotto è esportato, ma il 30% invece è venduto nei mercati locali. Quello su cui voleva porre l'attenzione è che per quanto gli riguarda, più che quanto è venduto internamente o esternamente, è cosa riescono a ottenere producendo questa cosa, ossia dare opportunità di lavoro a giovani che altrimenti sarebbero costretti a emigrare verso la città e invece hanno l'opportunità di stare anche lì e lavorare localmente, a dare lavoro alle donne che sono fondamentali nella loro struttura e appunto dare lavoro anche alle donne. E in generale creare opportunità di lavoro per chiunque condivida i loro principi e voglia quindi associarsi a loro o entrare a far parte della loro cooperativa. Chiedono se le coltivazioni ricrescono nelle stesse aree o dovete spostarvi. Hacen una pregunta sobre la. Su cómo funciona el cultivo de la caña de azúcar. Pues, ¿las cañas crecen siempre en el mismo lugar o tienen que mudarse cada cierto tiempo por hacer reposar el Bien, territorio? esta es una pregunta muy buena en vista de que nosotros demostramos de que estamos laborando, trabajando con un cultivo que es realmente agroecológico, puesto que en ningún momento del ciclo del cultivo dejamos desprovisto el suelo. Se realiza la cosecha selectiva de la caña. Esto es cada 4 meses. Sembramos una vez, y cosechamos los próximos 20, 30, 40 años, 50 años. Pero el éxito de esta cosecha tan larga es debido a que compostamos en el mismo lugar del cultivo los desechos de la caña. Esto se lo puede hacer solamente en una cosecha selectiva. No practicamos la zafra, que lo practican los ingenios azucareros, porque en este caso pues estaríamos quitando toda la humedad del suelo y no lo podríamos recuperar si no fuera con el uso de agroquímicos. Nosotros trabajamos de esta manera y permitimos que el suelo mismo haga su trabajo, que es compostar los desechos, y tenemos una producción para cosechar durante los 20, los 30, los 50 años. Tenemos cultivos de esas edades. Esto realmente quiero destacar de que lo hemos ido perfeccionando desde los inicios, desde que Alto Mercado nos apoyó, desde el cultivo, la producción, la transformación, durante todos los años de relación con Alto Mercado y las empresas, perdón, las organizaciones italianas que nos han ayudado. Fue posible contratar técnicos, contratar personas que nos asesoren u organizaciones para ir cambiando nuestra forma tradicional e ir mejorando los cultivos y alcanzar mejores rendimientos. Gracias. Muy interesante. Dice che appunto sfruttando i principi dell'agroecologia e con alcuni accorgimenti che sono principalmente la raccolta selettiva della canna da zucchero e il fatto di compostare i residui della canna sugli stessi campi, riescono a fare in modo che i campi non perdano i terreni, non perdano i nutrienti. In questo modo, con una sola semina, riescono ad andare avanti con raccolti anche per 10, 20, 30 anni. E questa cosa appunto rende, personalmente impressionante, non lo sapevo, ma fa vedere davvero la differenza tra questo metodo di coltivazione e un altro. E ringrazio a questo proposito anche i tecnici che appunto negli anni gli hanno aiutati di Altro Mercato e delle varie organizzazioni italiane.
perché hanno aiutato a integrare questi sistemi con i loro metodi di coltivazione locale, riuscendo a migliorare sempre di più un equilibrio che già riuscivano a mantenere. Come il cambiamento climatico influisce sul lavoro? Preguntano si cambiamento climatico, si lo scambiamento climatico vanno a influire e stanno influendo su cosecha e sopra il suo lavoro e si lo perciben di alguna maniera. Sí, por supuesto. Creo que en todos los lugares del mundo estamos percibiendo estos cambios. Acá impacto en los cultivos de caña. Antes teníamos las estaciones de invierno y verano bien definidas, aproximadamente 6 meses de verano, 6 meses de invierno. Y teníamos ajustado a esos tiempos nuestras actividades. Ahora realmente se nota que estas estaciones ya no están bien definidas. O tenemos sequías prolongadas, o tenemos lluvias que van durante todo el año a veces, ¿no? Ocurre esto, no está definido. Y nosotros creemos que realmente se debe al cambio climático, a las variaciones de clima que estamos sufriendo en todo el mundo. Y ahí pues nuestro compromiso de seguir trabajando en este sentido, de proteger el ambiente, de cuidar el bosque sobre todo. Nosotros estamos realizando una protección al bosque cuando estamos construyendo la planta centralizada, porque ahora tenemos un solo horno y ya no consumimos, no vamos a consumir la leña del bosque y vamos a reforestar para recuperar nuestras tierras. Gracias. Sì, il cambiamento climatico si sente molto. Se fino a poco tempo fa le due stagioni, inverno e estate, erano molto definite, duravano 6 mesi l'una, ora le stagioni non sono più così definite e soprattutto sono soggetti durante il loro ciclo a periodi di siccità molto prolungate oppure a periodi di piogge molto intense che chiaramente hanno un effetto e un impatto sulla loro produzione e sul loro lavoro. Anche per questo loro sono sempre più intenzionati a continuare a lavorare nel rispetto dell'ambiente, e non solo con i metodi di produzione, ma anche nel cercare di difendere e proteggere la foresta locale. E soprattutto ora col nuovo progetto di avere solo un mulino e non tanti, possono permettersi di usare molta meno legna e non solo, cercheranno anche di riforestare per quanto possibile con appunto la foresta della loro zona. Elena poi chiede quanto tempo ci mette una singola canna a raggiungere la dimensione adeguata per la produzione? Preguntano quanto tempo necessita una canna da zucchero per essere grande sufficiente per essere. Perfecto. Como mencioné hace un momento, la primera siembra, después de la primera siembra, a los 18 meses empezamos a cortar, a cosechar la caña. Pero luego de este primer, 18. la primera vez, a los 18 meses, pero luego de realizar la primera cosecha, estamos en cambio realizando cada 4 meses una cosecha. Cada 4 meses realizamos 3 cosechas al año. Esto nos permite tener la producción permanente durante todo el año, puesto que unos productores paran, otros están empezando y de esta manera rotativa estamos abasteciendo de producto durante todas las semanas del año. Esto realmente se puede obtener con la cosecha selectiva de la caña. Si no fuera así, tendríamos una producción total en un tiempo y luego nos quedaríamos sin cosecha. Gracias. La singola pianta ci mette circa 18 mesi per essere pronta per il raccolto, ma grazie appunto al sistema a rotazione e al raccolto selettivo di cui che menzionava prima, loro possono permettersi di fare un raccolto ogni 4 mesi, perché appunto selezionando in momenti diversi i vari raccolti, riescono in questo modo ad avere una produzione costante durante l'anno, anziché avere un unico grande momento di raccolta che poi insomma, costringe ad aspettare per il resto del periodo. Se qualcuno vuole fare una domanda a voce, io parlo un po' meno.
Allora, io ne faccio un'altra. Posso, se la produzione attuale che loro hanno rispetto alla domanda che hanno c'è cioè in equilibrio oppure prevedono di dover incrementare la produzione o nel caso che abbiano delle scorte, cioè qual è il tempo di comporto che hanno per poter smaltire le scorte eventualmente? E nella pregunta sì, la produzione sta allineata con la domanda del prodotto che tienen, o si tienen che utilizzare azúcar che produjeron antes para cumplir con las demandas, o si, come si están en equilibrio en este sentido. No sé si mi soy explicando bien. Sí, perfecto. Generalmente tenemos una producción en equilibrio, ¿no? Con cierto nivel pequeño de un stock de seguridad. Sin embargo, en algunas ocasiones hay una pequeña variación, pero eso lo sabemos manejar, ¿no? A veces nos ha faltado producto o a veces tenemos demasiado stock. Pero esas son situaciones que ocurren en ciertas épocas que luego ya se normaliza. Pero generalmente llevamos en el equilibrio y cuando se requiere de mayor producción, incrementamos nuevos productores que quieren trabajar. De esta manera, pues incorporamos a mayores trabajadores a la producción de panela orgánica de Coprofago】. Gracias. Generalmente, insomma, più o meno la produzione è equilibrata, cioè producono quello che viene richiesto, poi ovviamente come in tutte le produzioni ci possono essere delle variazioni, ma sono cose che sanno gestire e sta nella natura del processo produttivo. Purtroppo la contrapposizione di interessi economici dell'industria, dell'agricoltura e il turismo l'abbiamo conosciuta anche in Italia. Una cosa che abbiamo visto molto importante è il sostegno della popolazione, in quanto generalmente la politica sostiene gli interessi economici e industriali multinazionali. In altre aree dell'Ecuador la popolazione conosce e sostiene la vostra campagna? I media sostengono le vostre richieste? La politica chi sostiene maggiormente? È una domanda molto complessa para rispondere, però soprattutto para traducirla. Bueno, Sofía è nota come también en Italia vimos en pasado y ahora también cómo los intereses económicos de las grandes industrias y de las agroindustrias y del turismo muy a menudo se contraponen al interés ambiental y a lo que hace el bien del medio ambiente y de las poblaciones locales. Y los políticos suelen soportar a quien tiene más dinero. Al final, puede ser la industria. Por eso es fundamental el soporte, la ayuda de la población y la opinión pública local. Y pregunta si sus luchas son conocidas en Ecuador y por la gente de otras áreas de Ecuador. Y si hay medias, pues, y media. Si può dire media in spagnolo? Alguien mi aiuta, per favore, Beatrice? Medios. Si los medios de comunicación le sostienen a ustedes o si hablan de su campaña y si los políticos están alineados a favor de usted en contras o si hay también equilibrio. Sí, bueno, iniciando por la pregunta, sí se nota ciertos intereses políticos en algunos momentos o algunos niveles de la administración, cuando grandes empresas o terratenientes realizan o dicen que realizan la actividad agrícola de la manera que nosotros lo realizamos o de la manera que el comercio justo lo promueve. Pero a veces quieren ingresar a estas corrientes de trabajo, ¿no? Pero no son fácilmente detectables porque una cosa es trabajar y beneficiar a las grandes mayorías, que son los pequeños productores de las comunidades.
quienes realmente pues practicamos primero los principios, ¿no? Primero cumplimos y luego está pues la parte económica. Pero en las grandes organizaciones se ve lo contrario. Esto a menudo ocurre también acá. Grandes empresas si quieren meter en el comercio justo, ¿no? Pero para decir y meter al mercado productos supuestamente de comercio justo. Ahora, el trabajo de Copropav en el sector es muy reconocido, pese a que no hemos tenido la ayuda del gobierno central. Nuestro apoyo siempre lo hemos tenido de las ONGs internacionales, básicamente de Italia. Realmente a Copropav lo van conociendo más y más organizaciones y el gobierno, los gobiernos seccionales del Ecuador, por la labor que realizamos, por el mercado, por la comercialización, por la exportación que realizamos, por el esfuerzo. Hemos empezado de cero y los medios públicos nos han preguntado, ¿y quiénes son los capitalistas? ¿Quiénes están detrás de ustedes? Nadie. Somos nosotros, somos los productores que nos hemos organizado y con mucho esfuerzo hemos culminado este objetivo que era la exportación directa. Entonces, está reconocido el trabajo que Copropav realiza. Bueno, durante las campañas políticas lo hemos traído a los candidatos presidenciales, ahí a la planta de empaque. Yo les he dicho, aquí hay una fuente de trabajo para las organizaciones del Ecuador. ¿Por qué no promueven este tipo de trabajo? Esto es sustentable, sostenible, no hace daño al ambiente y más bien integra a toda la cadena de comercialización para que ésta sea más justa. De esta manera, pues, es nuestra campaña de promoción del trabajo que realizamos, así como de los principios de comercio justo. Gracias, Daniel. La situazione è molto complessa perché appunto la situazione che si vede in Italia o in generale nel mondo chiaramente vale anche là, e è complessa in questo periodo, è resa ancora più complicata dal fatto che anche grandi imprese ora vogliono entrare nel mondo del commercio equo. Quindi questo rende la situazione molto più grigia, ci sono sfumature, non si sa a chi unirsi, ci si trova a produrre magari nel commercio equo per grandi imprese che hanno anche altri scopi, e la loro storia in qualche modo mostra un modo di evitare questa cosa, ossia riuscire a mettersi insieme in una cooperativa abbastanza forte da esportare direttamente grazie all'appoggio delle ONG, tra cui appunto soprattutto quelle italiane, è stato il modo di evitare questo e di non doversi commissionare alle grandi imprese. E questa cosa sì, è stata anche ripresa da alcuni media locali. E per quanto riguarda l'interesse dei politici, lui personalmente ha accompagnato un candidato a delle recenti elezioni a vedere la pianta, a vedere le loro coltivazioni, e quindi loro hanno anche modo di interagire. Non mi è chiaro quanto siano supportati o meno, non so Beatrice se mi sono perso qualcosa. Da quello che io ho visto e che continuo a leggere, c'è una grandissima attenzione perché sono tante le organizzazioni che si sono collegate alla loro lotta, però dobbiamo immaginare che loro sono uno dei tanti casi in Ecuador, perché le miniere, a Pacto c'è il problema delle miniere d'oro, in altri posti rame, argento, petrolio. Il problema delle miniere è ovunque, dalla zona, dall'Amazzonia fino alle Ande. E le situazioni di conflitto tra popolazione locale e governo locale sono tante. E quello che diceva Ruben prima delle tecniche che vengono messe in atto dai, diciamo, politici piuttosto che dagli interessi, da chi poi fa gli interessi della grande industria mineraria, mira a creare questo conflitto a livello locale per isolare le persone. E quindi il fatto che ci siano anche in contemporanea tanti fronti fa sì che sia una lotta complessa.
Prima Ruben diceva ci stanno mettendo sotto processo e quindi si creano dei conflitti, si tende di spaccare il fronte da un lato, dall'altro lo si criminalizza. E il fatto di essere criminalizzati è fatto non solo per indebolirti, perché sei costretto a difenderti legalmente, a pagare degli avvocati e quindi finisci in un processo che ti debilita, ti stanca psicologicamente, oltre che economicamente, perché sono tutto ciò poi rappresenta anche delle spese. Ma serve isolarli socialmente, perché se si è sotto processo, se si è sotto accusa, la gente ha un po' paura di farsi vedere, di prendere posizione, quindi serve, è fatto per isolarli. Però appunto da quel poco che ho visto quando li ho visitati ad agosto, ma anche continuando a monitorare tutte le loro azioni pubbliche, sono bravissimi perché hanno un grande seguito tra le persone. Poi loro si pongono in modo molto pacifico con delle azioni in cui utilizzano musicisti, bambini, giochi. Anche con attività in piazza per far conoscere la loro causa in modo molto non violento, pacifico. Grazie. Beh, ti faccio un'altra domanda prima di fare l'altra che mi ha fatto Ruben, che se hai modo di dirci in due parole in più, come concretamente l'aiuto che si può dare anche tramite la fondazione può aiutare anche riguardo alla tematica delle miniere, insomma, in che modo riescono a intrecciarsi i due temi, quello della produzione di zucchero e quello dell'industria mineraria. Ma innanzitutto facendo azioni come quelle che stiamo facendo questa sera, parlandone, dando visibilità, facendo crescere la conoscenza, nel caso in cui poi ci dovesse essere bisogno di intervenire con un'azione di pressione, raccolta firme e quant'altro, presso le autorità. In Ecuador questo lavoro di preparazione è fondamentale nelle campagne, nel lavoro che fanno molti attivisti a livello internazionale. Quindi è un po' un preparare il terreno sperando di non dover poi intervenire con azioni di pressione politica. Però è importante per cercare di vedere che qui possiamo far pressione sulle autorità, per loro è importante far vedere che hanno un sostegno qui ed è un sostegno da parte di tante organizzazioni, un po' una difesa anche nel momento in cui interloquiscono a livello locale. Ad esempio, nel processo legale, quello presso la consulta costituzionale, come Altromercato, Fondazione Altromercato, abbiamo inviato delle lettere alla giudice, quindi agli atti anche dell'azione legale, c'erano delle testimonianze volte a far capire l'importanza dell'azione di Coprocap in termini di economia sostenibile in Ecuador e mercato qui in Italia. E quindi parlarne, informarsi è già un'azione a sostegno. E l'altra concretamente, prima dicevamo che Altromercato da anni ha sostenuto Coprocap con progetti di cooperazione allo sviluppo. Tra di noi c'è Luca Palagi di Altromercato che ci ascolta, che ha seguito tutto questo processo. Non so se Luca vuole intervenire, anche dandoci un'idea di quelle che sono le cifre che sono state investite in termini di cooperazione. E adesso siamo un po' arrivati all'ultimo mattone, all'ultimo passo. Non so, Luca, se puoi intervenire. Sì, buonasera a tutti. Grazie
Bene, muchísimo gusto que por fin nos vemos en la cara. Qué gusto. Que hablamos cada día casi. Marco Bindi, chao. Chao, Luca. Allora, sì, allora un po' tarda, magari faccio breve. Il lavoro che è stato già ampiamente spiegato, vale forse la pena riavvolgerlo per dire che tutto quello che noi abbiamo fatto in questi ultimi, diciamo, 20 anni è stato un percorso fantastico, eccezionale. Io lavoro da 22 anni in altro mercato e faccio esattamente questo tipo di lavoro qua, di appoggio alle organizzazioni dei produttori, no? Con Coprovap, con Dorben, ci siamo conosciuti nel 2004, quindi sono 18 anni adesso, e con loro in particolare è stato un percorso incredibile. Questa qui era un'organizzazione veramente piccola, sono stati appoggiati dall'organizzazione MSSAC, che diceva prima Dorben. Nel 2013 sono riusciti a esportare direttamente, una cosa incredibile questa, per una piccola cooperativa. Hanno affrontato una quantità di problemi fantastica, li hanno risolti. È un caso di successo veramente del mondo cooperativo e del mondo del commercio equo. E noi siamo stati in grado di mobilitare risorse per circa 350.000 euro, che sono state investite prima nel miglioramento delle capacità produttive dei singoli mulini, dei singoli trapicce dei soci, e adesso nell'investimento grande dello zuccherificio. Quindi il lavoro adesso è un lavoro che stiamo portando a termine, ma è iniziato praticamente nel 2014 questo. In realtà il primissimo progetto era ancora del 2003. Se guardato bene, nel 2003, appunto con il progetto Fileras, che pensiamo sia il disegno del microingegno, sono quasi 20 anni che parliamo di questo progetto. Sono quasi 20 anni. E quindi adesso finalmente, anche personalmente, è una soddisfazione immensa vedere il tetto, vedere le strutture che stanno iniziando a diventare quelle definitive per la produzione. È un sogno che si avvera. Ve lo volevo dire, ve lo volevo condividere, perché abbiamo tutti, ciascuno di noi qui presenti, partecipato alla costruzione di un grandissimo progetto, comprando i loro prodotti, mantenendo questa costanza della relazione per così tanti anni. Abbiamo reso veramente concreto il commercio. Mi fermo. Grazie mille Luca, grazie mille Beatrice. E faccio magari le ultime domande che erano rimaste in chat. In parte, ma di cosa gli accusano, chiedeva Elena, e aveva risposto generalmente, almeno prima ha nominato delle aggressioni che presentano come se fossero provocate dai membri di Coprovap, quando in realtà non è così, e allora risultano responsabili di aggressioni che non sono realmente stati loro a provocare. E ora gli chiedo se c'è qualcosa in più che può dirci. E l'altra domanda è se c'è un regime fiscale particolare per una cooperativa. Allora, hay dos preguntas más, Rubén. Una es sobre el régimen fiscal de las cooperativas en Ecuador, si tienes como un régimen diferente con respecto a los impuestos que tienen que pagar al gobierno con respecto a otras tipologías de empresas. Y la segunda pregunta es... Preguntan de decir algo más sobre las falsas acusas que le hacen en los tribunales. Perfecto. Recordando los inicios de la cooperativa, me da mucha nostalgia. Durante los años de trabajo, cómo hemos ido creciendo con la seriedad del compromiso de la organización y principalmente con el gran apoyo de Altomercado. Esto fue decisivo para nosotros poder llegar al lugar en el que nos encontramos ahora. Como había dicho anteriormente, no hemos recibido apoyo de los gobiernos locales, pero han sido las ONGs internacionales. Altomercado fue nuestro punto de apoyo desde el inicio, desde cuando nos referíamos a los cultivos, que lo hablé hace un momento. Empezamos por ahí desarrollando los procesos, mejorando los cultivos, luego mejorando la producción. Pero conocer una organización como Alto Mercato fue realmente la,
el apoyo que nosotros necesitamos durante toda nuestra existencia, toda nuestra vida como organización. Esto no lo olvidaremos nunca y lo llevamos como nuestra bandera de lucha, ¿no? Lo que hemos aprendido durante estos años de trabajo. Gracias, Luca, por su gran labor. Es muy reconocido Alto Mercado dentro del sector de acá, de Pacto, del Cantón Quito. Lo conocen por la marca Dulcita. Dentro del régimen fiscal, nosotros tenemos que someternos a las mismas obligaciones que cualquier otra organización de producción. Estamos regidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pertenecemos a ese órgano de control. Nacimos como micro, nos califican, ¿no? dentro de las categorías del nivel de las organizaciones. Nacimos como microempresa, llegamos a pequeña empresa y hoy estamos catalogados como mediana empresa. No es una empresa, es una cooperativa, pero económicamente nos califican así y por lo tanto estamos sujetos a las mismas regulaciones y tributaciones que tienen todas las empresas del Ecuador. De esta manera, pues, cumplimos tributariamente y seguimos trabajando siempre, siempre estando en relación con el pago de los tributos de nuestro país. Gracias, David. Gracias a vos. Allora, prima di tutto, insomma, dopo il discorso di Luca, ha provato un po' di nostalgia per la nascita e tutto il percorso di questi 20 anni fatti insieme, di come appunto alle origini, non essendo stati supportati dal governo, ma dalle ONG e in particolare dal mercato, che è stato il punto d'appoggio di riferimento principale per Copropap. Appunto, è bello e toccante anche per loro rivivere come sono riusciti ad arrivare dove sono oggi. Per quanto riguarda il regime fiscale, non ci sono come si dice, condizioni particolari per le cooperative, semplicemente c'è una divisione in base alla dimensione dell'azienda o dell'impresa, e loro sono stati qualificati all'inizio come una microimpresa, sono passati a impresa piccola e ora sono un'impresa di medie dimensioni, e anche questo fa vedere appunto come anche a livello fiscale abbiano riconosciuto una crescita all'azienda e chiaramente ha specificato che sono in regola con il pagamento di tutti i tributi che devono al governo. Non so se c'è qualche ultima domanda, effettivamente l'ora inizia a essere tarda, quindi... Se non ci sono altre domande, grazie davvero a tutti per la partecipazione, grazie a Ruben, grazie a Beatrice in primis per quello che ci hanno raccontato e per la profondità del loro racconto, grazie a tutte le persone che hanno collaborato a organizzare l'evento, i volontari, in particolare ringrazio Jacopo e Andrea che mi hanno aiutato a gestire tutto, e grazie a Marco e al Consiglio di Amministrazione del Villaggio, al coordinamento e alle altre botteghe toscane che ci hanno aiutato a pubblicizzare l'evento. E soprattutto grazie a voi, perché per essere un evento online è stato molto partecipato, e se le persone non si presentano questi eventi non hanno senso e non sono possibili, quindi grazie davvero a tutti per essere stati qui questa sera. Grazie a voi. Te, ricordiamo che è stata fatta una registrazione, quindi chi volesse può averla, basta scrivere a eventi, giusto? Eventi, sì. eventi@villaggiodepopoli.org per avere una copia della registrazione da poter vedere o poter utilizzare. Se posso rinnovarvi l'invito a sostenere la campagna distribuendo anche le cartoline e accompagnando questa distribuzione con due parole che facciano capire alle persone l'importanza di questo sostegno. Una cosa che prima non vi ho detto, abbiamo raggiunto siamo vicini ai primi 10.000 euro sui 50
che abbiamo l'obiettivo di raccogliere e li spediremo subito da Ruben, non aspettiamo di raccogliere 50, però aiutateci a far presto, perché giustamente, come dicevamo con Luca, è dal 2014 che lavoriamo a questo progetto e quanto prima si riesce a far funzionare lo zuccherificio, tanto più si dimostra anche alla popolazione locale in maniera ancora più evidente che investire nell'economia sostenibile conviene a tutti, conviene alle persone, conviene all'ambiente. È una dimostrazione che può ulteriormente rafforzare la lotta contro le miniere. E vi ringrazio davvero per questa occasione. Buon proseguimento. E un saluto a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ancora. Le cartoline le abbiamo in bottega a Firenze e sono ordinabili comunque da altro mercato per tutte le botteghe interessate. Grazie. Grazie. A venirla a ritirare per contribuire allo sforzo che sta facendo la Fondazione. Grazie ancora. Grazie. Rinnoviamo l'invito al 25 marzo all'iniziativa di cui parlava Marco prima, per chi, soprattutto per le organizzazioni toscane, la presenza è importante per fare pressione per la legge.